Siamo stati invitati all'Everyday Extraordinary di Lexus, un evento dedicato appositamente ai fleet manager, durante il quale il brand del gruppo Toyota ha presentato la LBX, il suo nuovo SUV di dimensioni compatte. Una giornata di test drive che si sta svolgendo in una delle location forse più suggestive di tutto il nord Italia, le meravigliose sponde del Lago di Garda. La LBX rappresenta il tentativo da parte di Lexus di inserirsi all'interno di una categoria di veicoli che, nonostante sia stata più volte data per spacciata, ha avuto negli ultimi anni un successo incredibile. Stiamo parlando dei SUV compatti di segmento B. Nonostante sia per dimensione e fisionomia un veicolo ideale per girare in città, la LBX si è dimostrata un'ottima auto da usare anche al di fuori dei contesti urbani, grazie al suo piccolo ma efficace motore ibrido da 136 cavalli e all'ottimo sistema di sospensioni, che, soprattutto nella versione a trazione integrale, garantisce una fluidità di guida davvero sorprendente. Appena ci si mette al volante della LBX si sente sin da subito il grandissimo lavoro che viene compiuto dalla trazione integrale. Ovviamente questo sistema a quattro ruote motrici garantisce una grandissima stabilità all'auto, soprattutto dall'uscita in curva, magari nei tornanti o nelle curve più strette, ma anche nelle parti più guidate dove si alternano curve e rettilinee, che sono proprio le strade sulle quali stiamo guidando. Oltre all'efficienza e al piacere di guida, quest'auto presenta la stessa cura per i dettagli sia esterni che interni, tipica di Lexus. Ogni vettura che esce dallo stabilimento di Miata, in Giappone, viene infatti visionata dai Takumi, veri e propri maestri artigiani con alle spalle 25 anni di esperienza nel proprio settore, maturata attraverso migliaia di ore di lavoro. Una conoscenza davvero unica nel settore automotive che durante questa due giorni di test drive sulle sponde del Garda abbiamo avuto modo di ammirare non solo a bordo della LBX. Oltre alle curve e ai tornanti delle rive del Garda, a rendere ancora più variegata questa giornata di test drive ci hanno pensato anche altri modelli offerti da Lexus in gamma che abbiamo avuto modo di provare e testare in prima persona. All'evento, oltre alla LBX, erano infatti presenti anche altri tre modelli della gamma SUV proposti da Lexus: la NX450 Plug-in Hybrid, la RX500 Turbo Hybrid e il SUV Full Electric RZ450. E tra una guida e l'altra abbiamo avuto anche modo di scoprire i segreti della nuova Lexus LBX assieme a Dario Pergolotti Antiochia, Fleet General Manager di Toyota Motor Italia. Il segreto principale è sicuramente il fatto che una volta a bordo, una volta saliti a bordo, sembra realmente di essere su una macchina di classe superiore. Al di là della qualità dei materiali, che comunque come tutte le Lexus sono a livelli altissimi, l'abitabilità, il comfort di guida, la guidabilità della macchina realmente dà la percezione di essere a bordo di una macchina di una classe superiore. Sicuramente il segmento B Premium, dove si va a collocare la LBX, è un segmento che sembra apparentemente abbandonato, ma poi in realtà, se vediamo gli arrivi dei prossimi anni e soprattutto quelli che sono già stati annunciati dalla concorrenza, in realtà sarà un segmento dove in molti si andranno a riconcentrare sia a livello di investimenti che a livello di uscita di nuovi modelli. Per quanto riguarda Lexus, noi sappiamo benissimo che è un segmento in forte crescita, quello del B-SUV, ed è un segmento dove c'è molta richiesta di un prodotto che va fuori dagli schemi e che vuole offrire ai propri clienti, che ricercano una qualità e un design esclusivo, la loro nuova macchina. Quindi da questo punto di vista siamo voluti andare anche con Lexus in un mercato che secondo noi è in forte crescita e soprattutto è in crescita di clientela che cerca esclusività nei mezzi da guidare. Ma la fase di lancio è stata una fase di lancio che è partita un po' da lontano, con una fase di pre-booking già a metà del 2023, che ha subito riscosso moltissimo successo, nonostante la macchina sia stata visibile inizialmente solo su internet, solo via web. Poi, con le prime possibilità di touch and feel da parte del cliente, di entrare in contatto diretto con la macchina, il successo è esploso, quindi abbiamo già lanciato e fatto arrivare la macchina a marzo già con un fortissimo
livello di contratti già sottomessi da parte dei nostri clienti, e quindi la macchina ha avuto un fortissimo successo non solo sul pubblico femminile, che è sempre molto attento alle linee, questa macchina effettivamente ha delle linee bellissime, ma anche da un punto di vista del pubblico maschile. Ma assolutamente le linee, l'esclusività del prodotto, gli interni molto 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 ricercati, la qualità dei materiali, e quindi il pubblico femminile è solitamente molto più attenta e molto più affascinata dalle linee, dai materiali, che non dalla tecnica pura del motore, anche se anche lì stanno diventando delle vere esperte anche loro, quindi sono tra le nostre clienti più affezionate, però sicuramente la macchina è bellissima. L'LBX avrà il compito di far riparlare di Lexus all'interno delle aziende. Causa short supply siamo stati assenti per un po' di tempo, quindi, ma un po' come tutte le altre case, e quindi avrà il compito di far riconoscere nuovamente Lexus all'interno delle aziende, e si andrà a collocare esattamente nella prima fascia di livello manageriale delle car list. La Lexus dal punto di vista dell'elettrificazione è sempre stata pioniera. Abbiamo visto che nel tempo è stato il primo brand ad avere tutta la gamma hybrid e full hybrid. Adesso si sta mano a mano convertendo sul plug-in, ma stanno già entrando, abbiamo già in gamma due versioni completamente elettriche, e Lexus ha già annunciato che entro il 2030 tutta la gamma sarà elettrica. Quindi con largo anticipo rispetto a quello che prevedono le normative, quindi i piani di sviluppo sono molto molto importanti. Alla Milano Design Week di questa settimana è possibile vedere in anteprima quella che sarà la prossima uscita della Lexus, che è un'auto completamente innovativa e veramente realmente esclusiva, ed è quindi abbiamo già preannunciato e fatto vedere al mercato quello che poi sarà l'offensiva elettrica di Lexus per il futuro.